tema ovviamente è legato alla privacy, cioè se è sicura o no questa app. Ma comunque, guarda, io lo dico anche al sottosegretario, cioè sono passati 3 mesi, app o non app, anche riguardo alle semplificazioni. I 600 euro sono arrivati, non arrivati, alcune categorie assolutamente non li hanno visti. Anche là si continua a dare all'INPS e alcuni enti che non hanno ovviamente la forza e la possibilità di gestire situazioni di questo tipo, e quindi dopo abbiamo visto i risultati. Il tema del credito d'imposta che si parlava prima, cioè i bonus sono assolutamente positivi perché incentivano qualcosa, e quindi è positivo che il governo abbia pensato ad un bonus del 120-110%, un bonus casa. Però i crediti d'imposta sugli affitti, come dicevo prima, non servono assolutamente nulla, perché non aiutano i negozianti come quello di prima a pagare gli affitti. Sulla semplificazione e sulla burocrazia, lo dico al sottosegretario, prima quando parlava anche delle responsabilità delle regioni sul tema della cassa integrazione. Il sottosegretario sa benissimo che con procedure di questo tipo, attraverso l'INPS, attraverso la regione, i soldi non sono arrivati o parzialmente arrivati ai lavoratori. E quindi se deve essere fatta una semplificazione, deve essere fatta immediatamente e probabilmente attraverso il sistema bancario. Infatti è prevista esattamente nel decreto che lei dovrebbe conoscere. Sì, ma il decreto, come diceva prima Ardizzi, probabilmente verrà convertito tra 50 giorni. E ci avete messo 15 giorni, e 15 giorni che dipende molto dalla velocità del Parlamento. Che è diventato maggio, e se aspettate ancora un paio di settimane arriva il decreto giugno. E poi, se si vuole incidere, guardi, dopo aver vissuto quello che ho vissuto, di visto che ho fatto il sottosegretario all'economia, che qualcosa, e vi ricordate anche gli effetti del decreto fiscale 2018 con la rottamazione terra e saldo stralcio, con 2 milioni di contribuenti che hanno aderito e 30 miliardi di entrate per lo Stato. Pensate a prorogare i termini della rottamazione, di aprire una nuova fase di pace fiscale, perché il contenzioso sarà altissimo. Sospendete le tasse per l'anno 2020 in modo che possano essere versate, magari rateizzate poi nel 2021. Questo è quello che chiedono gli imprenditori. Non chiedono altre micro misure come magari monopattino. Appunto poi rateizzate, perché sennò se le trovano il tutte. Monopattino, per carità, il monopattino va bene, però penso che al barista, all'imprenditore, insomma, serva anche sul serva monopattino. C'è la differenziazione tra regione e regione, che a Roma non è semplice andare in monopattino, Casasco, immagino. No, ma è un esempio, non ce l'ho contro i monopattini, però che un decreto di emergenza come questo non concentri le misure su alcune cose fondamentali. Sono in ritardissimo, una battuta zampa velocissima. Onorevole Bitonci, lei è stato sottosegretario, era lì fino a luglio, perché non avete sburocratizzato quello che oggi lei lamenta? Cioè, le potrei guardi rispondere con polemica per polemica. Lei si occupa di altre cose, ma il decreto semplificazioni l'abbiamo fatto noi, non voi. Allora, ricordatevelo questo. Devo chiudere, Casasco, immagino che lei sia d'accordo, no, sulla semplificazione, credo che non ci siano dubbi. Mi dica solo sì o no, sono in ritardissimo.